nuova Suzuki Vitara, il nostro test drive. Salone di Padova, Peugeot festeggia i 50 anni della 304. Nuova BMW X6, la leader dalle spalle larghe. Salone di Padova, Mercedes-Benz presenta l'evoluzione della Station Wagon. Ducati, anteprima ECMA delle novità 2020 al Pala Congressi di Rimini. Renault Zoe, prima candelina percorrente, il servizio car sharing 100% elettrico. Rising Team. Era il 1988 ed il segmento dei SUV compatti non era minimamente contemplato dalle logiche di mercato e dei protocolli di posizionamento che le case automobilistiche erano solite prevedere per le proprie produzioni. A inventare letteralmente questo segmento fu in quell'anno la Suzuki, che con il coraggioso debutto della prima generazione della Vitara aprì nuovi scenari in tema di autoveicoli dedicati all'utilizzo familiare più dinamico, sia nel traffico urbano ed extraurbano quotidiano, che sui percorsi più impegnativi relativi a vacanze e tempo libero. Tra i punti di forza che resero Suzuki Vitara una vettura di grande interesse sin dal debutto avvenuto oltre 30 anni fa, possiamo certamente annoverare l'elevata qualità costruttiva, l'estrema affidabilità, i generosi spazi interni progettati in maniera logica e razionale e la formidabile trazione integrale. Valenze fedelmente riproposte, attualizzate ed evolute nella quarta generazione disponibile oggi e rappresentata da nuova Vitara, il cui stile slanciato e aggressivo interpreta con rara originalità, rispetto alla più diretta concorrenza, i canoni di design più consoni all'attuale Family Design Suzuki. In merito al frontale, particolarmente grintoso, è connotato da una mascherina a 5 feritoie, del posteriore ben proporzionato, dove spiccano gruppi ottici a LED di generose dimensioni, e delle fiancate, che coniugano linee di cintura spigolose con i profili sinuosi dei passaruota, in cui spiccano cerchi in lega da 17 pollici di rara bellezza. Il tutto molto ben valorizzato dalla nuova ed originale colorazione bicolore giallo Tibet metallizzato e tetto nero come esemplare oggetto del nostro test drive. L'eccellente cura dei particolari degli esterni è coerentemente presente anche negli interni, particolarmente spaziosi e confortevoli. L'abitacolo di nuova Vitara rappresenta infatti un mix di eleganza e di sportività grazie ai sedili anatomici scamosciati con cuciture a vista, all'utilizzo di materiali di alta qualità e dalla plancia connotata da uno stile fluido e razionale che integra perfettamente i sistemi di infotainment e di climatizzazione. Ottimo il posto guida, ben regolabile a livello ergonomico ed impreziosito dal volante multifunzione e dalla strumentazione di semplice ed immediata consultazione che integra l'utilissimo sistema MyDrive, che consente di visualizzare con immediatezza sul display LCD a colori di 4,2 pollici le animazioni relative alle varie modalità di utilizzo selezionabili per la trazione integrale All Grip Select, oltre ad altre funzioni inerenti al monitoraggio dei limiti di velocità aggiornati in tempo reale e il dispositivo di controllo assistito sulle discese più impervie Hill Descent Control. Molto apprezzabile anche la luminosità dell'abitacolo, garantita dall'ampio tetto apribile panoramico in vetro, di serie sull'allestimento top di gamma Star View, che aggiunge ulteriore importanza alle ricche dotazioni presenti a bordo, coerentemente con la filosofia Suzuki, tutto di serie e senza sorprese, che limita al massimo l'elenco degli optional disponibili. A livello dinamico, nuova Vitara svela le sue migliori vocazioni di confortevole stradista ed eccellente fuoristradista. Comportamenti virtuosi basati su due punti di forza, quali il nuovo propulsore 3 cilindri 1000 turbo ad iniezione diretta di benzina, capace di erogare 112 cavalli per 1230 kg di peso, mantenendo consumi particolarmente contenuti, e l'eccellenza della trazione integrale Suzuki 4WD All Grip Select, frutto di decenni di evoluzione, mutuata dalle molte esperienze maturate nelle partecipazioni di successo nelle più importanti competizioni tutterrain. Se a questo si aggiunge l'adeguata altezza da terra di 185 mm, gli opportuni angoli di attacco anteriore e posteriore e l'eccellente raggio di sterzata minimo pari a 5 metri e 20 cm, ecco spiegata l'ottima maneggevolezza di nuova Vitara in qualunque condizione di percorrenza.
In sintesi, una vettura che rispetta pienamente le proprie vocazioni originarie, perfettamente attualizzate per design, qualità di vita a bordo e tecnologia applicata, che si rivela particolarmente adatta ad essere una divertente, confortevole, capiente e fedele compagna di viaggio, anche e soprattutto nel tempo libero, nel turismo off-road e nello sport. Meglio se praticato in ambientazioni immerse nella natura e connotate da itinerari su fondi di difficile percorrenza, dove il nuovo Itara si trova sempre particolarmente a proprio agio. Resident Evil. Peugeot festeggia qui a Padova i 50 anni della 304, una vettura di segmento intermedio presentata al Salone dell'Auto di Parigi del settembre 1969. Era una vettura che si inseriva tra la più piccola 204 e la più grande 404 ed è la prima della 204 riprendeva sostanzialmente l'abitacolo. Il passo infatti era lo stesso, quello che cambiava fortemente era la parte posteriore, il vano bagagli era molto più ampio e soprattutto il frontale era molto più caratterizzato, era in linea con quello che era lo stile della neonata 504, l'ammiraglia presentata nel 1968, un anno prima. Frutto della sapiente matita di Pininfarina che ha disegnato la linea della berlina, nel 1970 è stata completata la gamma con l'introduzione sul mercato internazionale della versione station wagon, ma soprattutto la coupé e la cabriolet. Era una vettura di segmento intermedio che si faceva molto apprezzare per l'elevata affidabilità, il comfort, l'eleganza, un concetto di razionalità a tutto tondo, una vettura che è stata molto apprezzata a livello internazionale e grazie a questo è stata venduta in oltre 1.180.000 esemplari dal 1969 al 1979, quando è terminata la produzione. Quest'anno a Padova portiamo due meravigliosi esemplari, una coupé e una cabriolet, grazie all'importantissimo supporto di due soci del club storico di Peugeot Italia. Quella che troviamo alle mie spalle è una versione cabriolet, argento metallizzato, addirittura dotata di un rarissimo hardtop, un elemento molto importante che la faceva quasi trasformare in versione coupé. Ha avuto solamente due proprietari nel corso della sua vita ed è in condizioni magnifiche ed è dotata del motore 1003 di cilindrata con carburatore monocorpo, 65 erano i cavalli. L'altra vettura esposta qui a Padova è una meravigliosa coupé, in livrea oro metallizzato, dotata del motore un po' più potente perché era sempre il 1003 ma dotato di carburatore doppio corpo. I cavalli passavano da 65 a 71 e anche in questo caso le condizioni sono davvero magnifiche. Concettualmente 304 era l'antenata dell'attuale Peugeot 308 ed era una vettura di segmento medio apprezzata tantissimo anche in Italia. BMW svela la nuova generazione del modello che ha portato alla ribalta un genere di auto innovativa e altamente distintiva, la Sports Activity Coupé. La terza generazione della BMW X6 adotta un linguaggio di design pulito ed esclusivo per sottolineare l'aspetto sicuro ed imponente. Inoltre, la tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione si unisce a una serie di innovazioni per offrire un'esperienza di guida unica e sportiva, ma anche di lusso. Le proporzioni dinamicamente allungate richiamano prodezze sportive. La griglia a doppio rene BMW è la caratteristica più sorprendente della parte anteriore, con i bordi esterni che si avvicinano ai fari, creando un'angolazione ben definita. Per la prima volta, il doppio rene BMW sarà disponibile anche con illuminazione optional, che aggiunge un tocco esclusivo al design esterno. La nuova BMW X6 è disponibile dal lancio nelle varianti del modello X-Line e M Sport come alternativa alle specifiche standard. Gli interni della nuova BMW X6 sono progettati per offrire un'esperienza di guida esclusiva e dinamica. Il design dell'abitacolo, che vanta una ridistribuzione dello spazio e un nuovo design delle funzioni di controllo, rappresenta la progressiva reinterpretazione degli spazi per cui BMW è rinomata e ha come focus il conducente. La nuova BMW X6 è dotata di serie di rivestimenti in pelle vernasca. Lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico da 580 a 1530 litri. La gamma di modelli è guidata da un modello BMW M con un motore a benzina V8 da 530 cavalli di nuova concezione.
la BMW X6 M50i è unita alla gamma della BMW X6 M50d con motore diesel a 6 cilindri in linea da 400 cavalli, dotato di 4 turbocompressori. Un 6 cilindri in linea con potenza di 340 cavalli è montato sulla BMW X6 xDrive 40i, mentre la BMW X6 xDrive 30d monta un motore diesel a 6 cilindri in linea con 265 cavalli. Tutte le varianti della nuova BMW X6 soddisfano i requisiti dello standard sulle emissioni EU6 D-Temp. Il sistema di scarico M Sport di serie su entrambi i modelli M è disponibile anche come optional per le altre versioni della BMW X6 o come parte del pacchetto M Sport e conferisce alla vettura una presenza acustica inconfondibile ed emotivamente ricca. Tutti i nuovi modelli BMW X6 sono dotati di serie di una trasmissione Steptronic a 8 rapporti, mentre la trazione integrale intelligente ottimizza la trazione, l'agilità e la stabilità direzionale. Una vasta selezione di sistemi di assistenza alla guida standard e optional amplificano l'innovazione e la sportività della nuova BMW X6. Il BMW Live Cockpit Professional della nuova BMW X6 combina un nuovo display e un concetto operativo con una connettività senza eguali. La nuova BMW X6 è equipaggiata con il BMW Intelligent Personal Assistant, un compagno di viaggio digitale intelligente che risponde al saluto «Ciao BMW». Il lancio sul mercato della nuova BMW X6 avrà inizio in questo mese di novembre, con prezzi compresi tra gli 80.700 euro della BMW X6 xDrive 30D e i 107.300 euro della versione X6 M50i. Racing Team. Mercedes-Benz è tornata ad Auto e Moto d'Epoca, il più grande salone di auto e ricambi d'epoca d'Europa. Quest'anno a rappresentare la casa di Stoccarda è stato il Mercedes-Benz Registro Italia, il punto di riferimento per gli appassionati del classic nel nostro paese. L'occasione per percorrere insieme alcune tra le tappe più significative nella storia della casa di Stoccarda e raccontare genesi ed evoluzione della Station Wagon della Stella. Ce ne parla Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes-Benz Italia. Siamo al Salone di Padova 2019, tre i grandi argomenti qui del Salone. Intanto il primo per il 25 anni del registro storico italiano Mercedes, 25 anni che ci accompagna, che raduna tutti gli appassionati delle vetture con la stella vintage e oldtimer e anche tanti altri argomenti. Qui intanto celebriamo l'anniversario dei 40 anni del modello T nella variante AMG, perché nel 1979 AMG sulla base del modello T, che è questo che vedete qui accanto a me, nato nel 1977, realizzava la prima AMG Station Wagon, 285 cavalli, la 500T con il motore 8 cilindri. Questa macchina, il modello T, assieme ad altri due costruttori dell'epoca, in realtà ha cambiato radicalmente all'epoca quella che era la percezione delle familiari o delle giardinette degli anni 60, degli anni 50, che erano delle macchine proletarie, delle macchine che venivano utilizzate per lavoro, per portare la frutta, per chi lavorava con la macchina. Questa macchina trasformò la Station Wagon in una macchina snob, una macchina con cui di moda, con cui era possibile andare anche al centro di Milano, di Roma o a Cortina e fare una bella figura. Sono passati tanti anni, sono passati quasi 40 anni e oggi Mercedes lancia un concetto nuovo di Station Wagon, lancia le shooting brake, quindi delle Station Wagon che diventano sportive, con una linea rastremata nella parte posteriore, quindi che fa battere il cuore. E per sottolineare qui a Padova, che è il regno delle auto storiche, per sottolineare questo concetto abbiamo voluto fare un confronto irriverente, perché l'abbiamo messa accanto alla 300 SL Ali di Gabbiano. E quale 300 SL Ali di Gabbiano? Con la cubana, perché questa macchina, che è del nostro amico Alberto Cefis, viene direttamente da Cuba, perché questa macchina ha fatto il Gran Premio di Cuba, poi se ne sono perse le tracce. L'ha ritrovata a Cuba e in maniera molto avventurosa, tagliandola a pezzi ed importandola come rottami ferrosi, è riuscita a riportarla in Italia, dove gli ha fatto un restauro
completo, facendola ritornare esattamente al suo antico splendore. Se voi vedete questa macchina e fate un confronto con la CLA Shooting Brake, vi rendete conto che ci sono dei dettagli che le accomunano. Guardate per esempio la griglia anteriore. Beh, quella della CLA Shooting Brake è la stessa, semplicemente rovesciata, mentre la stella al centro è trattata esattamente allo stesso modo. Ma soprattutto quello che il nostro capo dello stile definisce la sensual purity, quindi così come chiama lo stile, dice sempre: se il design di un'auto è bello, togli una linea, se rimane ancora bello, togli un'altra. Quindi le macchine di Gordon Wagoner, le attuali Mercedes, sono molto tonde e si rifanno alle linee morbide del corpo umano. Ed è esattamente la stessa cosa che praticamente caratterizzava la sportiva simbolo di Mercedes di tutti i tempi, che è la 300 SL. Abbiamo portato qui tutte le scoperte degli anni 50 e partiamo dalla 300S, quindi il modello di punta con il motore 6 cilindri, 3 litri, lo stesso dell'Ali di Gabbiano ma con una iniezione tradizionale. Questa è una versione molto particolare, che era quella richiesta da Max Hoffman. Chi era questo Max Hoffman? Era una persona molto influente negli Stati Uniti che importava e vendeva automobili. Il padre in realtà di tutte le supercar delle tedesche di quegli anni. La Porsche Speedster, la BMW Roadster, la 300 SL, la 190 SL sono nate da sue richieste. E questa la volle per sé e per sua moglie, perché pensate che all'epoca, pensate che visionario, negli anni 50 voleva avere un'automobile che fosse retro, quindi chiese a Pininfarina di trasformare la sua macchina e farla diventare a ruote scoperte, creando questo oggetto. Qui accanto abbiamo un altro capisaldo scoperto di quell'epoca, la 220S, in questo elegantissimo bicolore. Questa macchina è una quattro posti veri, quindi è una cabriolet, ed è una macchina cruciale per quegli anni, perché rappresenta proprio la rinascita di Mercedes dopo la fine della guerra. E qui accanto abbiamo messo anche una 190 SL, che non poteva mancare, una 190 SL Roadster, che all'epoca era la sorella minore della 300 SL Roadster, con gli stessi stilemi, e questa rappresentava all'epoca l'ingresso nel mondo da sogno delle scoperte di Mercedes. E anche qui abbiamo voluto fare un paragone molto irriverente, portando quella che oggi è la più piccola scoperta di Mercedes due posti, che è la Smart EQ42, quindi completamente elettrica, perché Smart a partire da quest'anno è diventata esclusivamente elettrica, ma conserva tutto il suo fascino. Racing Team. Ducati ha anticipato EICMA 2019 presentando a Rimini la gamma 2020. Tre novità assolute, 5 nuove versioni e 3 nuove e-bike. Street Fighter V4, Panigale V2 e Panigale V4 sono le novità che Ducati ha svelato durante la Ducati World Premiere. Preceduta dalla Global Dealer Conference, la Ducati World Premiere 2020, trasmessa in live streaming mondiale e in Italia anche in diretta televisiva sul canale 208 Sky Sport MotoGP, si è svolta mercoledì 23 ottobre sul palco del Pala Congressi di Rimini. Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati Motor Holding, ha tolto personalmente il velo alle novità della gamma 2020. Per la Ducati World Premiere 2020 abbiamo scelto di restare nella Motor Valley, un territorio che, ha dichiarato Claudio Domenicali, unisce marchi straordinari, senza eguali nel mondo, di cui siamo fieri di far parte. Oggi togliamo il velo a moto da sogno, ma anche a tre nuove e-bike che affiancano la Ducati MIG RR presentata lo scorso anno. La MIG RR Limited Edition rappresenta il top di gamma e ha componenti davvero eccellenti, come i cerchi in carbonio e il cambio elettronico. Inoltre è customizzabile con il nome del cliente e il settaggio dedicato delle sospensioni. La MIG 6 ha un equipaggiamento premium, ma a un prezzo più accessibile. E infine c'è anche una city bike per il mondo scrambler.
Passando alle moto, nuove colorazioni per Diavel, ovvero in Total Black, ma anche in un inedito Ducati Red, e poi Scrambler, la versione speciale Grand Tour con la Multistrada 1260S, dedicata a chi ama viaggiare veloce, senza rinunciare ad alcun comfort. Alla ribalta anche la Panigale V2, la bici idrica supersportiva spinta dal superquadro da 955 cm3, la Middle Wide Superbike, nuova sia nell'estetica che nelle prestazioni. Presentata anche la nuova versione della Panigale V4, resa più facile, meno affaticante e più ripetibile nella performance anche su fondi sconnessi. E più veloce di fronte al cronometro, e questo miglioramento è tanto maggiore quanto minore il potenziale del pilota, dunque più elevato per un amatore che per il rider professionista. Ultimo a salire sul palco, il tanto atteso Street Fighter V4, una moto straordinaria che a Borgo Panigale definiscono The Fight Formula. Ha il motore Desmo 16 stradale 1103 cm3, a cui è stato aggiunto il pacchetto elettronico di ultima generazione della Panigale V4, alleggerita sino ad ottenere un peso a secco di 178 kg, aggiunto un manubrio alto e largo, tolte le carene e ottenuto 208 cavalli di potenza a 12.750 giri minuto. Con moto da sogno per emozionare il grande pubblico, accessori e abbigliamento che ne interpretano stile e originalità, Ducati si presenta ora al grande pubblico della 77esima edizione di EICMA, Fiera Milano Ro, 7-10 novembre 2019, a conferma del ruolo di riferimento che questo iconico brand ricopre nel settore motociclistico internazionale. Racing Team. Renault, leader del car sharing elettrico in Europa, Tiper, la municipalizzata dei trasporti di Bologna e il comune del capoluogo emiliano hanno celebrato gli ottimi risultati ottenuti dal primo anno di attività del servizio di car sharing a flusso libero 100% elettrico chiamato Corrente. Risultati che si commentano da soli. 1,5 milioni di chilometri percorsi, 150.000 noleggi e oltre 20.000 clienti. Un servizio che ha ampliato la sua area di copertura fino a 58 km quadrati nella provincia di Bologna, che si estendono anche al comune di Casalecchio di Reno e arrivano fino a Ferrara, passando per l'aeroporto Marconi di Bologna, dove in 11 mesi oltre 2.600 clienti hanno beneficiato del servizio. Corrente è il primo car sharing a flusso libero in Italia che consente di prelevare l'auto in una città e chiudere il noleggio in un'altra. Prima novità, Corrente amplia la sua flotta portando a 280 le Renault Zoe che sono da oggi operative nel servizio e quindi a disposizione della cittadinanza nel cuore di Bologna. Secondo regalo alla cittadinanza si è inaugurato un parcheggio riservato esclusivamente alle Renault Zoe del car sharing, proprio davanti all'autostazione e a pochi metri dalla stazione centrale di Bologna. Sono 16 posti auto e una stazione di ricarica dove il personale di Corrente ripristinerà costantemente l'autonomia delle auto, consentendo così agli utenti di lasciare la Zoe anche nel caso in cui tutti gli stalli siano occupati. Last but not least, da oggi l'utilizzo del car sharing viene esteso anche alle piccole e medie imprese che potranno far beneficiare del servizio i propri dipendenti in termini di benefit o come strumento di mobilità in orario di lavoro. Il gruppo Renault, pioniere e leader della mobilità elettrica in Europa, è leader del car sharing elettrico in Europa, con oltre 7.000 veicoli elettrici, e Zoe ne è protagonista all'interno delle grandi metropoli contemporanea. A Madrid circolano 650 Zoe in car sharing con ZT, a Copenaghen 400 con Green Mobility e a Parigi sono 500 le Zoe di Moving Paris. Veicolo 100% elettrico, più venduto in Europa e anche in Italia nel 2019, Renault Zoe si conferma anche nel nostro paese l'auto preferita per i car sharing elettrici, siano essi pubblici, privati, aziendali, universitari. E da nord a sud, da Milano a Palermo, da Napoli a Padova, dal Lazio alla Puglia, dall'Umbria alla Toscana, oggi sono 650 le Zoe presenti nel car sharing in Italia. I notevoli progressi tecnologici realizzati in questi ultimi anni
sulle batterie dei veicoli elettrici, come dimostra la nuova Zoe, che vanta oggi un'autonomia best in class di 395 km reali, calcolati in ciclo WLTP, consentono di farli uscire dai confini prettamente urbani in cui fino a poco tempo fa sono stati relegati per aprirsi ad un utilizzo non solo urbano ma anche extraurbano. Renault auspica che questa esperienza di successo che oggi registriamo con Corrente possa essere un esempio per tante altre realtà cittadine e regionali affinché la mobilità elettrica possa finalmente anche in Italia svilupparsi su larga scala, complici anche gli ecobonus, essenziali ad incentivare l'acquisto dei veicoli 100% elettrici. Renault ZE Easy Electric Life.